Buongiorno Orlando Annalisa, Screen Int, siamo nuovamente all'ISC anche quest'anno. Questa edizione del 2016 è stata un'edizione veramente molto interessante, molto vivace, e l'aggiunta del quarto giorno effettivamente è stata veramente una caratteristica davvero azzeccata, perché ha permesso effettivamente di riuscire ad avere molti più contatti sia con potenziali clienti che con clienti esistenti, e quindi rinnovare effettivamente le collaborazioni, i contatti. Quest'anno presentiamo un po' di nuovi prodotti, un prodotto in particolare e due tele per proiezione assolutamente nuove nel nostro catalogo. Il prodotto che presentiamo questo di cui ho un campione alle mie spalle, si chiama Arc Wrap Around. È una struttura a cornice che potenzialmente può essere curvata anche fino a quasi 360 gradi per ambienti di simulazione, parchi a tema, piuttosto che eventi in musei o quant'altro, in cui ci sia la necessità che lo spettatore sia assolutamente coinvolto all'interno della proiezione. C'è la possibilità di avere questa struttura con diverse tipologie di tele, sia proiezione frontale che retroproiezione, e il montaggio appunto è il tipico della tela che sormonta la cornice. Può arrivare ai 25 metri di sviluppo di base e massimo 4 di altezza. Viene proposto nella versione con dei piedini a terra, che sono dei piedini regolabili, eventualmente può essere anche diciamo posizionato tramite degli anelli, diciamo volante appeso, sospeso nell'aria. Le tele invece nuove che noi presentiamo sono tutte e due tele per proiezione frontale. Una è la tela Fibermat, che è una tela in fibra di vetro che va a soppiantare la High Mat. È una tela fronte retro bianco, ma nonostante il retro bianco è totalmente oscurante. È utilissima nelle applicazioni in cui ci sia la necessità di schermi sia elettrici che non davanti a finestre, oppure vicino a aria condizionata, fonti di calore e riscaldamento, in cui appunto il PVC risentirebbe troppo e quindi darebbe problematiche di onde. Questa mantiene invece una planarità perfetta in tutte queste situazioni. L'altra tela invece è chiamata Bright Contrast 3D ed è una tela studiata per il 3D passivo, ma utilissima anche per proiezioni 2D in ambienti in cui ci sia molta interferenza di luce artificiale o solare, magari da finestre e quant'altro. Questa è una tela con un elevato guadagno 1.4, ma che mantiene un elevato anche contrasto anche con interferenza di luci artificiali, quindi è sicuramente una tela molto innovativa, che può essere montata anche questa sia su schermi a cornice che su schermi elettrici solo tensionati, però e può essere utile a risolvere effettivamente delle problematiche difficoltose, insomma.